Benvenuti, io sono Blick e questo è Melting Top. Ebbene sì, quando con gli amici andiamo in un parco di divertimenti, siamo portati a pensare che siamo al sicuro, che le società multimilionarie che li gestiscono non possano rischiare di ferire o addirittura uccidere qualcuno. Invece, succede. Per fortuna, non troppo spesso, ma alcune volte all'anno, queste aziende pagano migliaia e a volte milioni di euro o dollari agli ospiti che sono coinvolti in tragici incidenti. Quelli che vedremo oggi sono i peggiori incidenti capitati in questi posti. Allacciatevi quindi le cinture e ricordate che potete sostenerci mettendo un mi piace o iscrivendovi al canale. Il Thunder River Rapids Ride è un'attrazione acquatica del parco Dream World in Australia. Le zattere circolari, che portano fino a 6 persone, viaggiano su un percorso simile ad un fiume turbolento. Tutto abbastanza divertente, almeno fino all'ottobre del 2016, quando una zattera non occupata rimase bloccata nel nastro trasportatore vicino all'imbarco. Sfortunatamente, la zattera successiva in ordine di arrivo, contenente 6 visitatori, andò a sbattere su quella incagliata, ribaltandosi e scagliando all'esterno gli occupanti. Un bambino di 10 anni e una bambina di 12 riuscirono a mettersi in salvo. Gli altri 4 occupanti, però, non ebbero la stessa fortuna. Furono infatti catturati e uccisi dai macchinari sottostanti. Alla polizia e al personale medico intervenuti non rimase altro da fare se non recuperare i corpi. Il parco acquatico Schlitterbahn di Kansas City può vantare il più alto scivolo d'acqua al mondo. È alto 51 metri e per la discesa vengono utilizzate zattere a 3 o 4 posti che raggiungono velocità folli. Nell'agosto del 2016 questa attrazione si è però trasformata in una trappola mortale per il piccolo Caleb Schwab di 10 anni. Recatosi con la famiglia nel parco divertimenti, il bambino ha deciso di sfidare la paura e scendere a tutta velocità dallo scivolo. Qualcosa però è andato storto. Secondo alcuni testimoni, la zattera su cui viaggiava insieme a 2 donne ha iniziato a sollevarsi, sbalzando Caleb verso la rete di protezione ad una velocità tale da non lasciargli scampo. I soccorsi hanno trovato il bambino a terra, praticamente decapitato, mentre le 2 donne, che hanno riportato traumi facciali, erano ancora legate alla zattera. L'inchiesta successiva stabilì che il peso sulla zattera era distribuito in modo non equilibrato e che Caleb sarebbe dovuto essere seduto al centro. Ogni anno nei parchi divertimento migliaia di oggetti vengono persi. Volano dalle mani o dalle teste sulle montagne russe o scivolano dalle tasche inavvertitamente. Generalmente le persone aspettano fino alla chiusura quando gli oggetti sono raccolti dai custodi o si rivolgono al personale in servizio. Purtroppo non è quello che successe a Cedar Point in Ohio. Il Raptor è una montagna russa invertita. Quando venne aperta nel 1994 era la più alta, la più veloce e la più lunga del mondo. Nell'agosto del 2015, il 45enne James Young, quando perse il suo cellulare proprio mentre era sul Raptor, non aveva voglia di attendere che venisse recuperato a fine giornata. Nonostante i segnali di avvertimento, James era determinato a riprendersi il telefono. Decise quindi di arrampicarsi su 2 recinti messi a protezione dei binari, alti poco meno di 1,80 m. L'uomo non recuperò mai quello che aveva perso. Un convoglio in arrivo lo colpì con una forza spaventosa e a nulla valsero gli sforzi dei soccorritori. Morì poco dopo il loro arrivo. Dopo la tragedia, la famiglia di James accusò il parco per la morte dell'uomo, affermando che le recinzioni sarebbero dovute essere più alte. Dal canto suo, Cedar Point fece sapere che non aveva alcuna intenzione di apportare modifiche alla sicurezza del parco. Il filmato che state per vedere è uno dei più virali quando si parla di parchi acquatici. È stato girato nel 2008 al parco Seven Peaks in Utah e mostra uno scampato disastro. Ebbene sì, questa volta nessuno si è fatto male, anche se ci è andato terribilmente vicino. Nel video vediamo un bambino schizzare fuori dal tubo di uno scivolo verticale, ma qualche cosa non va. Il bambino infatti è praticamente in caduta libera. La grande velocità presa durante la discesa e una rotazione inconsueta prima dell'uscita dal tubo fanno sì che il piccolo schizzi in aria senza toccare nessuno dei lati. Solo la fortuna viene in aiuto e il bimbo riesce miracolosamente ad atterrare incolume da quella che a tutti gli effetti sarebbe potuta essere una caduta mortale. Lo Tsunami Ride è una montagna russa invertita del parco divertimenti M&D in Scozia. I suoi carrelli possono contenere dalle 8 alle 10 persone,
e viaggiano alla velocità di 64 km orari. Nel giugno 2016, a causa della rottura di una delle ruote che consentono ai convogli di scorrere sui binari, un treno è stato sbalzato fuori ad un'altezza di 9 metri ed è precipitato violentemente al suolo schiantandosi su una giostra per bambini. In quel momento il treno era al completo e molti passeggeri sono rimasti intrappolati tra le lamiere. Almeno 10 persone sono rimaste ferite in modo più o meno grave, compresi alcuni passanti che si trovavano sotto lo tsunami quando il treno è caduto a terra. Già nel 2011 9 persone erano state tratte in salvo dalla stessa giostra, dopo essere rimaste intrappolate a causa di un guasto per circa 8 ore su un vagone che si era bloccato a 20 metri di altezza. L'incidente, sebbene senza vittime, ha segnato la fine della trazione, che dopo la chiusura venne smantellata per sempre.